Lo sentite questo? Questo è il rumore della qualità. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E non avete visto niente di quello che ho appena messo giù, ma benvenuti in un nuovo video recensione. Sì, esatto, oggi ragazzi abbiamo in anteprima italiana quella che è la miglior tastiera per esports. Wow! La K70 di Corsair versione Rapid Fire. Partiamo subito ragazzi descrivendovi questa tastiera a livello di materiali. È una delle migliori che abbia mai avuto sotto mano, perché una tastiera in alluminio anodizzato non è cosa proprio cosa comune. Di solito sono in plastica più o meno di qualità. Alluminio sinceramente me ne sono capitate poche sotto mano. A livello qualitativo infatti probabilmente è la migliore che abbiamo provato fino a questo punto, e probabilmente anche a livello di costo è la più costosa che abbiamo provato ovviamente a questo punto. Ma oltre al materiale, che appunto è la piastra in alluminio che vedete qua sopra a copertura dei tasti, il resto della tastiera ovviamente è in plastica dura, ben realizzata comunque, però sempre plastica dura, non è tutta in alluminio. E la configurazione dei tasti è quella classica, in più c'è ovviamente il layout italiano, quindi anche per quello potete andare tranquilli se la volete. E per aggiungere un paio di macro evidenti, ovviamente ci sono i tasti multimediali molto fighi, molto la fighi. Rotellina per alzare e abbassare il volume, che per montare, che si era vista solo in Logitech questa rotellina, infatti la fa solo Logitech, cosa ben vista secondo me, infatti era ora che la mettessero in qualche altra tastiera. In più, per finire, vabbè, c'è il tasto separato dai tasti normali per regolare l'illuminazione delle colorazioni della tastiera, e quello per bloccare il tasto Windows, che dal software potete anche andare a impostare per bloccare altre funzioni tipo l'Alt F4, il Ctrl Alt Canc e tante altre cose. La tastiera ha anche un doppio cavo USB, uno è per l'ovvia alimentazione della stessa e l'altro è per l'alimentazione del lab che ha appunto nel suo retro, che è comunque comodo per attaccare altre tipologie di periferiche così da non disturbare mentre si è in gioco. Il cavo ragazzi è una specie di liana, perché è una cosa, è molto più spessa di una liana, è fatto bene ma veramente spesso, cioè se fustighi, prima gliel'ho tirato addosso, gli ho fatto un segno che c'era ancora sulla pelle, cioè per dirvi, nel senso, non insegnare ai ragazzi a essere violenti. Senza dilungarci troppo con quello che è l'aspetto e vabbè tutta la configurazione che fa brodo, fisica diciamo della tastiera, è una delle tastiere veramente più premium che abbiamo mai utilizzato. Anche per completare tutto un po' la descrizione generale, ci sono ben 4 piedini per rialzarla, 2 frontali e 2 ovviamente posteriori classici. E per chiudere tutta la baracca ovviamente non poteva mancare questo. Il poggiapolsi, che rispetto alla versione Strafe RGB che abbiamo recensito qualche mese fa, o forse uno o due mesi fa, non neanche tanto tempo, è migliorato decisamente. È in una gommatura morbida che permette al polso di essere rilassato mentre si gioca, e è di una qualità costruttiva decisamente superiore, ragazzi. Cioè, è inutile star qua a dirvelo. E ovviamente si aggancia come niente. Parliamo del fulcro adesso di questa tastiera, cioè come sono i tasti. Questa tastiera è unica nel suo genere, almeno per il momento, soprattutto Corsair l'ha da poco presentata e l'ha proposta come top di gamma per quanto riguarda la sua serie di tastiere, perché monta appunto dei Cherry MX un po' particolari, ovvero i Cherry MX Speed. Sì ragazzi, sono, la cosa bella è che ci sono solo qua, cioè non è che c'è un'altra tastiera, no, solo qui, e hanno una corsa di 1.2 mm e un'attivazione in peso di 45 grammi. Cioè, se siete particolarmente asmatici, avete dei polmoni particolarmente potenti, riuscite a premere la tastiera solo col respiro, con un bel soffio, per cui, cioè, 45 grammi sono proprio niente, infatti si sente appena lo provate, è qualcosa di pazzesco. È bellissimo anche il feeling che danno comunque come ritorno a livello di appunto di rumore e anche di feeling tattile ovviamente, e sono studiati chiaramente per i giocatori più accaniti, quelli che vogliono proprio, che pensano e stanno già sparando, non esatto, neanche toccano ragazzi, la tastiera. Nel senso, questa tastiera qua ha un target specifico di persone che poi nelle conclusioni andremo ad analizzare. Rimanendo in ambito ultra mega gaming, c'è una feature implementata su questa tastiera, o meglio sui tasti di questa tastiera, che è veramente fondamentale. Sì ragazzi, è una delle poche tastiere in commercio con l'anti-ghosting al 100%, cioè
praticamente su tutti i tasti, non sulle zone selezionate come WASD o i tasti direzionali, ma proprio tutta la tastiera l'anti-ghosting al 100%. Ragazzi, questa è una tastiera, come abbiamo detto premium, non può non avere una tamarria praticamente infinita. Le illuminazioni e le combinazioni possibili con questa tastiera di illuminazione sono pressoché infinite, perché abbiamo tutti 16,8 milioni di colori, possiamo fare, cioè proprio potete fare quello che volete col software, qualsiasi colore, qualsiasi combinazione, cosa. Un tasto colorato, tutti gli altri colorati in un altro modo, ogni tasto colorato in modo diverso, cioè se volete una tastiera completamente personalizzabile, credo che superi comunque a livello di appunto personalizzazione luminosa qualsiasi altra tastiera in commercio. Abbiamo provato anche in passato con, appunto con la Strafe, che ha lo stesso tipo di illuminazione grazie appunto al supporto dello stesso software, e effettivamente diciamo proprio la resa cromatica dei LED ci sembra veramente ottima a confronto a tutti gli altri competitor, e tutti intendo tutti. Tutti. Tutti, anche quelli che l'hanno inventato l'RGB. Croma. Ultima cosa prima di passare alle nostre considerazioni finali è vicino al lab che c'è appunto sulla parte posteriore per non ingombrare durante il vostro gaming, c'è anche una levetta che cambia in quattro profili differenti settati come BIOS. Ragazzi, il software che è il Scorcer Utility Engine per questa tastiera l'abbiamo già visto nella review della Strafe che vi mettiamo qua sotto. Comunque potete fare praticamente quello che volete, è solo un po' difficilino da capire all'inizio come funziona, però poi una volta che si iniziano a capire le dinamiche diventa facile utilizzarlo. Come pregio principale che abbiamo potuto notare soprattutto per quanto riguarda appunto le prestazioni di questa tastiera è il fatto che questa K70 è proprio il top in assoluto per quanto riguarda gli esports, ovvero il gaming a livello competitivo proprio più assurdo. Giocare con questa tastiera a giochi come Battlefield, a giochi come CSGO, a giochi come COD, a comunque giochi frenetici è un'altra cosa rispetto a giocare con una tastiera normale. Lo si vede subito proprio dalla prima accensione che si ha un'immediatezza ed è proprio sincronizzata a te stesso, cioè ti sembra di essere proprio più tu dentro l'azione, dentro il gioco, per cui è fantastica, sinceramente non troviamo di meglio, non abbiamo mai visto di meglio prima. E di tastiere, ragazzi, ne abbiamo recensiti, credo, una 20-30 tranquille da quando abbiamo aperto il canale, infatti, e tutte top di gamma. Infatti direi che come pregi possiamo appunto raggruppare un po' tutti quelli che sono le feature, i pregi costruttivi e di qualità di questa tastiera in un unico, che diamo il nostro award come miglior tastiera gaming attualmente in commercio. Difetti. Bene ragazzi, il difetto principale di questa tastiera è che ha un target predefinito, che è quello dell'esports competitivo, nel senso che tu puoi prenderla anche se sei un signore nessuno, però a parte il costo altissimo, sono 200 euro quasi, comunque su quella cifra lì, caccia la lira, qualche euro sotto, qualche euro sopra, però siamo lì. E poi se fate un utilizzo anche domestico, cioè non ha una via di mezzo, cioè non ha una macchina normale che tu quando vai fuori, vai in pista, ha la modalità sport, ti sblocca tutti i cavalli e va a 500 all'ora. No, questa qua va a 500 all'ora ovunque. E basta. Non va più sotto. Per cui se tu hai una persona che dorme a 6 metri da dove utilizzi tu il computer, che non sei te, non puoi, perché fa un casino della miseria. Ma perché appunto è fatta apposta, cioè non è un difetto il casino, perché è targetizzato per quel tipo di persone, per quel tipo di giocatore, per cui il rumore non è una cosa che c'entra, non gliene frega niente di che rumore faccia, per cui è ovvio che non è un difetto, perché chi lo utilizza non lo ritiene un difetto. E chi va a cercare questa tastiera ovviamente la cerca per questo tipo di utilizzo. Quindi ragazzi, non ci venite a dire ovviamente che se siete utilizzatori, guardate solo serie TV, giocate ogni tanto, questa è la vostra tastiera. Ovviamente no, ma una Microsoft da 20 euro va bene, per dirvi. O prendetevi un bundle, come fa lui. Che dice, altro piccolo punto negativo, a parte questa smanfrinata ovviamente su quello che è l'utilizzo giusto per questa tastiera, è il software, come detto, che è un attimino complicato al primo uso, o meglio ai primi usi. Nulla di che. Però chiaramente, ovviamente, una volta che ci prendete la mano capite dove andare a cercare le cose e ve la cavate alla grande. Quindi principali difetti per, a secondo noi, sono prezzo, software e
troppo targetizzato. Quindi ragazzi, come al solito, fateci sapere se vi è piaciuto il video, se l'avete già vista questa tastiera da qualche parte e nel caso se vi è stato utile quello che vi abbiamo detto, e noi... E spolliciate in su per altre esclusive italiane come questa. Ciao!